Ciao a tutti e a tutte. E innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni, siete stati molto carini, vi ringrazio veramente a tutti di cuore, veramente. E niente, in questo video vi faccio vedere un po' di cose che ho realizzato con la resina, dei cabochon, delle gocce, dei quadratini con questi stampi. Purtroppo oggi piove, quindi la luce è quella che è, però avevo voglia di farveli vedere subito e quindi niente, vi lascio il video e niente, adesso mi vado a fare un tè alla cannella che mi riscalda un po'. Un bacio, ciao ciao ciao. Allora, in questi giorni ho fatto alcune creazioni in resina, alcuni cabochon in resina, utilizzando degli stampini in plastica e con la rubaforma. E la differenza è questa. Questo l'ho fatto con la rubaforma per renderlo più lucido, ci ho passato la Perlex, mentre invece questi li ho fatti con degli stampini in plastica, non c'è stato bisogno della Perlex, ho usato come colore questo smalto meraviglioso della Maybelline, mi sembra. E ci ho messo dei glitter e questo è il risultato. Poi ho fatto questi con uno smalto blu scuro e sembrano neri, ma sono blu scuro scuro scuro. L'effetto mi piace, forse se avessi aggiunto dei glitter sarebbe stato meglio, però vabbè, oramai mi piacciono molto anche questi qua. E poi bianco 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 latte con lo smalto sempre bianco. Ho fatto questi due ovali piccoli e un quadratino che poi qui rifilerò perché ho messo troppa resina e quindi è sbordato fuori dallo stampo, ma basta rifilare e poi comunque sia con l'attrezzo che ho comprato per levigare, perforare, vediamo un po' se riesco a sistemarli. Poi ho fatto questi qui, arancioni. Volevo ricreare la pietra Goldstone, quella che brilla tutta, che è più o meno di questo colore, un po' più scuro. E io ce l'ho originale, è bellissima, è molto difficile riprodurla, però diciamo che la prossima volta userò sicuramente più smalto. Ho usato tutti i smalti per colorare la resina questa volta, tranne per un paio di cose che ho usato un ombretto della Sephora. Quindi qui ci ho aggiunto anche delle pagliuzze colorate, poi ci sono le goccioline e un altro quadratino, eccolo. E qui ho aggiunto, ah no, sì, a tutti ho aggiunto i glitter qui, sì. Anche qui urge intervento, aiuto di Mamma Lo per sistemare questa cosa. Quindi preparati perché mi dovrai dire come devo fare. Allora, poi ecco, questi sono fatti con, sono stati colorati con un ombretto della Sephora, un ombretto bellissimo che cioè, non rispecchia insomma il colore originale, però insomma non è venuto male come colore e mi piace molto. Poi quadratino più scuro e questi con un altro tipo di smalto, che erano più smalti mischiati insieme,
e con uno smalto con il glitter. Anche questo colore è molto carino, mi piace molto. Poi ho provato a fare l'inclusione, che però so che devo usare l'altro tipo di resina e invece ho fatto un'unica colata, quindi non è venuto proprio come volevo io, però questo è il risultato con i fiorellini che ho nei vasetti, nei miei vasetti che ho comprato e le foglioline. Le foglioline forse le avrei dovute immergere più in fondo, perché queste le ho immerse dopo un po' di ore, quando la resina si stava asciugando e le ho spinte, però non abbastanza, le avrei dovute spingere più in fondo e si sarebbero viste di più. Comunque la prossima volta userò l'altro tipo di resina, quella proprio per l'inclusione. Infatti per ultimo ho lasciato quello che mi piace di meno perché non si vede molto questo cabochon fatto con un cameo infimo che però non è trasparentissimo e quindi non si vede. E quindi la prossima volta userò la resina da inclusione. E